Avevamo lasciato che stavo quiltando. Luglio, tra l'altro, non è proprio il momento adatto per quiltare una coperta in pile, ma non sempre si può scegliere. Quindi, come vi avevo detto, ho fatto tutto quanto una cucitura sul bordo esterno e interno viola. E dopo, visto che il bordo esterno qui colorato era molto ampio, ho fatto anche qui una quiltatura molto rapida. Non ho un macro, vabbè, andando a delineare dove stavano le farfalle. Si vede meglio se ve lo giro. Ecco qua. Questo permette di far stare bene anche il bordo esterno e aderente al pile. Non è fondamentale, se il vostro bordo esterno è un po' più stretto di quello che abbiamo fatto noi, è appunto superfluo. Se ve la sentite, fate comunque qualche prova prima per essere sicuri e potete fare qualcosa di decorativo, qualcosa di regolare o semplicemente anche delle righe tipo scacchi. Oppure lasciatelo anche tranquillamente così, non è appunto fondamentale. Visto che era per una bambina piccola e probabilmente verrà lavato molto spesso, ho deciso di essere sicura. Quindi a questo punto quello che ci serve fare è il binding. Il binding è quello che va a chiudere la nostra coperta. Finisce il bordi e va a coprire quello che è la parte che dove è tagliato praticamente. Ed è in questo caso questo bordino giallo che vedete qui, che quindi va da un lato all'altro e chiude il nostro bordo. Quindi per fare il binding prendiamo la nostra stoffa doppia, eccola qua. L'appoggiamo sopra al ripiano. Se avete un ripiano più piccolo dovete ripiegarla più volte, noi qui ne abbiamo uno abbastanza grande. E la prima cosa che andiamo a fare è tagliare via la cimosa qua sul lato, perché la cimosa comunque ha un altro tipo di tessitura, è molto più rigida e quindi ci può andare a creare problemi. Quindi per prima cosa tagliamo via quella. Dopo aver tagliato via la cimosa, dobbiamo andare a tagliare delle strisce che siano larghe 3 pollici, quindi per comodità ruotiamo il tessuto in modo da andarla a tagliare sul lato lungo. Quindi avremo tante strisce quante sono necessarie per girare tutto intorno alla nostra coperta, larghe 3 pollici e alte l'altezza del tessuto che varia fra i 42 e i 44 pollici dipendendo dalla marca. Quindi andiamo a raddrizzare il bordo. Perché non è mai dritto. La allineiamo bene sotto in modo che sia dritta. Tagliamo via quello che è appunto il questo è il classico, l'effetto demo. Allineiamo bene e andiamo a tagliare delle strisce larghe 3 pollici. Per fare il conto di quante strisce ci servono, dobbiamo andare a misurare quant'è il giro tutto intorno alla nostra coperta. Quindi con il metro andiamo a misurare i due lati, il lungo e il corto. Li moltiplichiamo ognuno ovviamente per 2, arrotondiamo abbastanza perché dobbiamo avere l'angolo per poter girare tutto intorno. Nel nostro caso il perimetro della coperta è di circa 300 Inches. inches, grazie, 300 pollici. Quindi ci serviranno almeno 5 strisce larghe 3 pollici unite in modo da andare a formare un lungo nastro di tessuto che poi faremo girare tutto intorno alla coperta. Dopo aver tagliato le strisce, dobbiamo ovviamente unirle per andare a formare un'unica striscia. Quindi ci sono due modi. Il più veloce è quello di farle una contro l'altra, quindi andarle a mettere come sempre dritto contro dritto, utilizzare il solito margine del piedino di un quarto di pollice e andarle a cucire una a fianco all'altra in questo modo. In questo modo non sprecheremo assolutamente stoffa, sarà molto più immediato e veloce il metodo, però resterà un certo bulk, un certo spessore maggiore nel punto in cui queste si vanno a cucire una contro l'altra, perché avremo i due strati di stoffa che poi si vanno a raddoppiare facendo il giro intorno e quindi diventerà abbastanza spesso. E andiamo a unire le nostre strisce con un angolo di 90 gradi, avremo una giuntura, la vedete qui, molto meno evidente, che sull'altro lato andrà, non andrà a sovrapporsi sui due lati perché appunto è angolata e quindi ci sarà molto meno spessore. E come vedete è quasi invisibile, si nota molto di meno, appunto dà molto meno fastidio anche toccandola. Dopo
ottenere questo tipo di cucitura che dà quindi meno spessore, mettiamo le due strisce, sempre dritto contro dritto ovviamente, a 90 gradi, quindi formando un angolo. Con il righello andiamo a tracciare la nostra riga diagonale. Possiamo mettere anche uno spillo per controllare che sia giusto, in modo che dopo, girando la stoffa in questo modo, dopo che sarà cucita, la nostra striscia continuerà dritta. Se l'avessimo messo nel verso opposto, così, la nostra striscia andrebbe praticamente a sovrapporsi invece che continuare. Per cui state attenti, fate la prova con uno spillo per essere sicuri che appunto il verso della riga sia uguale. A questo punto andiamo a cucire sopra la nostra riga di matita per tutte quante le strisce. Quindi dopo aver cucito sul nostro segno di matita andiamo a tagliare via quello che ci avanza, lasciando quindi il solito margine di circa un quarto di pollice. A questo punto possiamo stirare la cucitura aprendola in modo da ridurre ulteriormente lo spessore. Tanto non sarà una cucitura che debba sopportare chissà quale stress o quale peso, perché comunque si parla di una rifinitura. Quindi la andremo a pressare aperta e a questo punto, dopo aver unito tutte le nostre strisce, abbiamo una lunga striscia sufficiente a fare tutto il perimetro della coperta, pronta per venire cucita lungo il bordo. La prima cosa che dobbiamo fare a questo punto è, con pazienza, piegare a metà, rovescio contro rovescio, tutta quanta la striscia e stirarla, in modo da creare un bordino, diciamo, finito, dritto da entrambi i lati, che stireremo poi, che cuciremo poi contro il nostro bordo della coperta. Vedete dove c'è la cucitura che abbiamo fatto? Abbiamo stirato bene aperta. Ora che la andiamo a piegare, come vedete, il bordo, che è qui, è quasi invisibile, non c'è spessore perché appunto è distribuito meglio sui due lati. Qui c'è tutto quanto il nostro bordo, abbiamo detto stirato uno contro l'altro, arrotolato intorno a qualcosa, giusto perché non ci vada a finire per terra da tutte quante le parti. A questo punto cominciamo dalla metà circa di uno dei lati della coperta, lo poggiamo dritto contro dritto contro il bordo della coperta. Non abbiamo ancora, come vedete, tagliato via il pile che ci avanza, che avevamo lasciato le nostre circa due dita in più, perché lo faremo dopo. Quindi lo andiamo ad allineare contro il bordo del nostro top. Togliamo via i primi 4-5 pollici, li lasciamo da parte, non cominciamo lì, e andiamo a cominciare invece questo punto qui dallo spillo, quindi a circa 4-5 pollici dall'inizio della nostra striscia. Allunghiamo un poco il punto, per cui avremo un punto di circa 3-3,5, e adesso la cosa importante è che non andremo a fare più una cucitura di un quarto di pollice, ma andremo a farla di 3 ottavi. Mettiamo un piedino, dicevamo, che sia di quelli in cui si può regolare la larghezza del punto. Ci portiamo dietro il nostro righello. Per semplicità qui vi ho segnato quanto sono i 3 ottavi, quindi le 3 righette dall'inizio della cosa. E noi vogliamo che l'ago vada a battere praticamente dove inizia la riga rosa. Quindi andiamo a regolare il nostro punto. Per arrivare sulla fine del primo tratto dritto, tirate fuori il vostro filo righello di prima, dove vi avevamo segnato la grandezza del margine di 3 ottavi, lo allineate sul bordo della coperta e con uno spillo segnate il punto dove vi dovete fermare. Quindi continuate a cucire fino a quando arrivate alla testa dello spillo. Ci appropinquiamo. Con l'ago giù, arrivate fino alla testa dello spillo, fate due punti per fissare la cucitura, come se fossimo alla fine di una cucitura, tirate su l'ago, liberate un po' di filo che qua si è un po' incastrato, eccolo, tagliate via i bordini, proprio come se avessimo finito il nostro lavoro, invece ce ne manca ancora tre quarti. E a questo punto dobbiamo lasciare quello che ci servirà per girare l'angolo. Quindi qui abbiamo cucito, quello che ci resta qui è i nostri 3 ottavi di pollice. A questo punto lo pieghiamo all'indietro in modo da far coincidere qui il bordo.
gli diamo una stirata se avete il ferro sotto mano o semplicemente lo appiattiamo per bene e lo pieghiamo in modo che se adesso lo fissiamo con uno spillo per farvi vedere, ci resta questa specie di orecchietta di tessuto che sarà quella che poi ci servirà da voltare sull'altro lato per confinare l'angolo in modo molto più pulito. Quando lo andremo a girare, farà da sola questo effetto dell'angolo senza che dobbiamo andare a preoccuparci di farlo noi. Quindi dicevo, si piega prima all'indietro, dopo Vediamo tenendo bene. l'angolo di 90 gradi, si piega in avanti. Facciamo rivedere ancora una volta. Mi scuso con la. Allora lo pieghiamo all'indietro facendo l'angolo come se come facevamo fatto prima, poi lo teniamo sui bordo in modo che qui sia piatto e lo fissiamo. A questo punto, vedete, lascio un secondo, abbiamo questa orecchietta qui che è quella che ci servirà dopo per fare l'angolino e girare. Quindi, fatto questo qua, rimettiamo il tutto sotto la macchina da cucire. E partiamo da un poco prima in modo da fissare bene il nostro angolino. Quindi torniamo sotto. Eccoci qua. Andiamo a partire un poco prima dove c'è ancora il pile per essere chiari. Fissiamo bene il punto e andiamo a ricominciare a fare tutto quanto il lato. Quindi a questo punto, tolto lo spillo, ci resterà questa asola di tessuto che ci verrà utile dopo. Quindi abbiamo fatto il giro quasi completamente intorno alla coperta. In ogni angolo, come abbiamo visto, abbiamo lasciato questo angolino di tessuto che poi ci permetterà di girare, vedremo più avanti. Qui abbiamo dove abbiamo iniziato, ecco qua, abbiamo iniziato qui e questo qui sono i nostri 4-5 pollici in più. A questo punto faremo la stessa cosa, per cui andremo avanti a cucire fino a lasciare un margine di circa anche lì 4 pollici. Quindi andiamo avanti. Qui finisce la nostra striscia e qui andiamo a lasciare un altro pezzo della stessa dimensione non cucito. A questo punto dobbiamo andare a tagliare via quello che ci avanza. Questo è il pezzo di stoffa che ci avanza da questo lato, questo è il pezzo che ci stoffa che avanza dall'altro lato. A questo punto dobbiamo tagliare via l'eccesso dalla striscia con cui siamo arrivati adesso, in modo da lasciare in più mezzo pollice che ci servirà per entrambi i lati, un quarto e un quarto, per fare la cucitura. Quindi li andiamo a sovrapporre allineando bene i bordi. Andiamo a segnare quant'è mezzo pollice. Quindi dal punto di dove c'è anche l'altra striscia, si vede qua sotto che sbuca appena appena. Andiamo a segnare con una matita. Qui vedete, con uno spillo, una matita, mezzo pollice in più rispetto a dove si incontrano le due stoffe. E con la forbice rotary cutter indifferente tagliamo via tutto quello che c'è al di là della matita, quindi tagliando precisamente sopra il nostro segno. Momento cruciale, si sentite il sospiro di fondo. A questo punto vedete ci sono le nostre due strisce che si sovrappongono per mezzo pollice giusto, quindi un quarto e un quarto. Le andiamo ad aprire, sono ancora molle dai due lati perché abbiamo lasciato il pezzo libero. Le apriamo, le mettiamo dritto contro dritto come sempre. Facciamo un poco sotto un carpogno con la coperta per darci lo spazio che ci serve. Le andiamo ad allineare, ci mettiamo uno spillo per tenerle insieme. Servono le mani del polipo. E andiamo a cucire le nostre due striscette insieme. C'è il modo per fare anche in questo caso una cucitura diagonale volendo. Ma è un po' complicato andare a calcolare quant'è la stoffa che ci serve di lasciare come margine, per cui senza andare a complicarci troppo la vita, questa volta faremo una cucitura dritta. Quindi cucendoli uno contro l'altro senza fare una cucitura come prima in diagonale.
importantissimo prima di fare la nostra cucitura è di tornare ad avere il margine di un quarto di pollice.